Una notte passata al largo con le reti che restano vuote e poi il maestro che chiede che quelle barche tornate senza nulla si trasformino in un podio dal quale insegnare alla folla, è l'esperienza di Simon Pietro narrata nella pagina del Vangelo domenicale di Luca che Papa Francesco ha commentato all'Angelus. Il prodigio della pesca successiva che conclude il brano, compiuta affidando sulla parola di Gesù, è così imponente da lasciare il primo degli apostoli ha osservato Francesco con un forte senso della propria meschinità e indegnità nei confronti di Cristo. Perché Pietro, ha notato il Papa, ritiene che ci debba essere distanza tra il peccatore e il santo, mentre è proprio la sua condizione di peccatore, ha affermato Francesco, a richiedere che il Signore non si allontani da Lui allo stesso modo in cui un medico non può allontanarsi da chi è malato. Anzi, Gesù compie un passo oltre e annuncia a Cefa e agli altri che saranno d'ora in poi pescatori di uomini. Questo è l'essenziale del cristianesimo. diffondere. L'amore rigenerante e gratuito di Dio, con atteggiamento di accoglienza e di misericordia verso tutti, perché ognuno possa incontrare la tenerezza di Dio e avere pienezza di vita. E qui. In maniera particolare penso ai confessori. Sono i primi a dover dare la misericordia del Padre seguendo l'esempio di Gesù, come hanno fatto anche i due fratri santi, Padre Leopoldo e Padre Pio.